Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del modulo Furious FPV TrueD versione 4. Per conoscere la versione attuale basta controllare sul display non appena lo accendiamo. Come vedete questo è versione 4.0.2. Per aggiornare il modulo ci servirà un programmino che troviamo sul sito Furious FPV, quindi spostiamoci subito al PC. Ok, siamo nella pagina download del sito Furious FPV, come sempre trovate questo link in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare la categoria software. Quindi scarichiamo il TrueD 4.0 Uploader. Clicchiamo qui. Ok, posso estrarre l'archivio che ho appena scaricato. Entro dentro la cartella. Poi dentro la cartella driver. Prima di aggiornare il modulo è obbligatorio installare i driver della Virtual Com port, altrimenti non saremmo in grado di procedere. Il primo driver è per sistemi Windows 7 e Windows 10 a 64 bit. Il secondo è per Windows 7 e Windows 10 a 32 bit. Il terzo è per Windows 8 a 64 bit e il quarto è per Windows 8 a 32 bit. Se non siete sicuri della versione che avete, basterà andare in proprietà. Come vedete, io ho Windows 10 a 64 bit. Quindi il driver per il mio sistema operativo è il primo, posso installare questo. Dopo aver installato i driver è necessario un riavvio del PC, ve lo dico perché ho verificato di persona. Ok, dopo aver riavviato il PC posso avviare il programma. A questo punto premo il tasto del modulo e collego il cavo USB. Dopo circa 10 secondi posso rilasciare il tasto. A questo punto posso cliccare su Run. In questa fase dell'aggiornamento il processo rimane un po' fermo su questa schermata. È normale, abbiate un po' di pazienza e non scollegate nulla. Perfetto, il software ha confermato che l'aggiornamento è completato, quindi posso fare exit e scollegare il modulo. Come vedete il modulo ha versione 4.1, che al momento è l'ultima disponibile. Quindi possiamo dire di aver finito. Nel caso il sistema dovesse rilevare che il modulo ha installato l'ultima versione firmware disponibile, il software si chiude automaticamente senza dare nessun avviso particolare. A prima vista potrebbe sembrare un errore, ma se avete l'ultima versione firmware è normale. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.